Allora, io oggi volevo parlare del vaso di Pandora. Del vaso di Pandora, di che cosa succede quando reprimiamo e reprimiamo, reprimiamo, reprimiamo le nostre emozioni. Perché, allora, una volta un'amica di una cara amica, questa mia cara amica è artista ed è venuta da me a fare un tirocinio. Per qualche mese e ha fatto i miei workshop, eccetera. E quindi una sua amica gli aveva detto: "Ma vai dalla Nunez, ma tu sai che se vai a contatto con il tuo dolore dopo non ne vieni più fuori?" Gli aveva detto questo ed è molto interessante perché ovviamente io non sento le critiche, no? Perché la gente che mi critica non me lo dice. È difficile che me lo dicano, no? Per cui, anzi, se voi sapete qualcuno che dice delle cose su di me, per favore scrivetemele, per favore ditemele, perché è super interessante come studio sociologico. Serve per capire qual è il problema, no? E infatti questa frase è preziosa. È preziosa perché, prima di tutto, ma quante volte uno è caduto e si è rialzato? Cioè, ma io una volta, quando lavoravo in carcere in Spagna, no? Una donna, una interna del carcere, una interna si dice, no, una detenuta, mi disse: "No, ma noi dobbiamo essere sempre forti, sempre forti, sempre forti", no? E io gli dissi: "Ma scusa, cioè..." Ah, no, ecco, lei mi disse: "No, dobbiamo essere sempre forti perché sennò cadi e proprio non ti rialzi più." Mi aveva detto proprio questa roba qua, no? E io gli avevo detto: "Ma scusa, ma quante volte sei caduta e ti sei rialzata?" E mi ha guardato e mi ha detto: "Beh, effettivamente sì, mi sono sempre rialzata, no?" E quindi io ho detto: "Ma certo, cadiamo, ci rialziamo, cambiamo." E che questa società funziona per scatole. Per etichette, per definizioni, tu cadi e quindi sarai sempre lì. Cioè, e quindi questa società non contempla l'evoluzione e noi evolviamo. Evolviamo, però evolviamo solamente se lasciamo che tutto abbia espressione. Carl Gustav Jung diceva questo, diceva, noi dobbiamo, cioè il nostro inconscio ha bisogno regolare di espressione, tutto nel nostro inconscio ha bisogno regolare di espressione. Quindi tiriamolo fuori, trasformiamolo magari in arte, in qualcosa, in un oggetto bello, in un oggetto potente, ecco, trasformiamo la nostra rabbia, trasformiamo la nostra disperazione, il nostro dolore. Perché altrimenti, se noi, cioè, voglio dire, il pensiero positivo ha fatto tantissimi danni, ha fatto dei danni enormi, enormi, enormi. Perché questa è diventata la società dell'evitamento. Bisogna essere sempre forti e sempre carini, no? Una volta una mia amica, per il giorno della donna, aveva scritto su Facebook: "Women, be strong, be nice." E io gli avevo detto: "Scusa? Be free! Fuck! Ma come be strong, be nice? Ma noi sempre abbiamo dovuto essere strong and nice." Cioè, no, no, no. Cioè, siamo forti perché siamo anche vulnerabili, siamo libere, no? Specialmente le donne, cazzo. Cioè, be nice, quindi non si può essere arrabbiati. La donna non può essere arrabbiata. Allora, cosa succede? Un'altra amica che, partecipando al mio workshop, poi sfuggiva, sfuggiva, sfuggiva. E io, siccome le voglio bene, gli ho detto: "Senti, non mi dare tutte queste scuse che non puoi partecipare. Cioè, te evidentemente stai scappando da questa cosa qua. Parliamone. Io sono qui per parlarne. Parliamone." No, no, è che il gruppo, no, che veda che io. Chiaro, è che chiaramente cosa succede? Che cioè, c'è chi in realtà l'immagine pubblica, bisogna mantenere questa immagine pubblica che sei forte, che sei divertente, che sei così, e dentro sei a pezzi. Non lo so, lì c'è un problema. In un gruppo, tra l'altro, c'è un gruppo che si sta esponendo il suo dolore, la sua vulnerabilità. In quel gruppo lì non puoi esporre la tua? Cioè, questa società dell'evitamento, cosa succede? Che oltretutto, quando uno pensa: "Oddio,
oh, ci sarà tutto quel dolore, eccetera, in realtà la paura di esprimere quel dolore lì, la paura di cadere, aumenta la percezione di quel dolore e ti sembra molto più grande di quello che è, perché se tu ti lasci cadere e lasci esprimere quel dolore, io lo esprimo liberamente, quella libertà fa sì che in realtà dici, ma non era così, cioè non era così orribile come pensavo, ok? E questo succede, mi è stato detto e ridetto da persone che facevano i miei workshop, in cui io gli dicevo, lasciati cadere, lascia esprimere, butta fuori, no? Quindi in realtà il nostro inconscio è saggio, se spinge, 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 perché noi esprimiamo un dolore, esprimiamolo, se assecondiamolo, seguiamo questo processo assolutamente naturale e autentico, perché in modo assolutamente, come si dice, inesorabile, cioè noi cadremo e se lasciamo che tutto sia libero e smettiamo anche di giudicarci perché stiamo male, ok? Perché anche questa è l'altra, cioè noi stiamo male però ci giudichiamo e quindi siamo in perenne conflitto e non ne veniamo, possiamo anche non ne venire fuori se noi non ci lasciamo andare liberamente, liberamente. E costruiamo e trasformiamo in qualcosa di positivo questa cosa qua, questo dolore, questa merda, per esempio in arte, in realtà in modo naturale veniamo su, ci tiriamo su, ma in modo naturale, altrimenti proprio il vaso di Pandora, allora io voglio dire una cosa, non... E attenzione, quello che sto per dire non è assolutamente per colpevolizzare nessuno, non è una colpevolizzazione, ok? Allora, io ho avuto due sorelle che sono morte di cancro e mio padre è morto di doppio cancro. Ho vissuto tutte queste perdite e ho riflettuto, perché a me interessa la natura umana e mi interessa anche il perché la malattia per me è sempre stata un segno di qualcosa, è il nostro corpo che ti dice, ehi, c'è qualcosa che non va, guardalo e cerca di farne qualcosa. Quindi le malattie delle mie sorelle e di mio padre mi hanno fatto sempre cercare di riflettere perché si ammalano, perché sono morte, perché, no? Che cos'è? Ovviamente io non posso, è un mio pensiero questo, prendetelo con le pinze, è una mia ipotesi, non posso dimostrare niente, però io ho la sensazione che il cancro venga da evitamento. Ora, ripeto, non voglio colpevolizzare perché le persone influenzate dal pensiero positivo, pensando che devono essere sempre positive, che devono mantenere il tipo, come si dice in spagnolo, mantenersi proprio questa figura appunto che è pubblica più che altro, mantenersi forti, mantenersi positivi, eccetera, le persone hanno creduto sinceramente a questa cosa qua e quindi credendo sinceramente e onestamente cercavano di fare il loro meglio per evitare a tutti i costi questo dolore, perché pensavano veramente che se cadevano non si sarebbero più rialzate. E invece no, è proprio evitando quel dolore, evitando quello che la natura ci porta a fare, evitando a tutti i costi quel dolore o quella rabbia o quella violenza interiore, è così che alla fine poi, voglio dire, se ci pensiamo bene, perché delle cellule del nostro corpo dovrebbero ribellarsi e proprio mangiare tutto il resto delle cellule e farci morire? Perché dovrebbero? Perché dovrebbero? Filosoficamente c'è una parte del nostro corpo che uccide tutto il resto. Perché? Forse, dico io, non è forse perché quella parte lì è stata rifiutata, negata, repressa e si incazza terribilmente e dice tu non puoi rifiutarmi, non puoi fare a tutti i costi, cioè reprimermi e farmi fuori, non puoi farlo, perché se fai questo io ti faccio fuori a te. Tu devi vivere olisticamente, devi vivere tutto il tuo essere, anche la merda, anche le emozioni difficili, anche la rabbia violenta,
anche l'invidia, devi viverlo tutto. Devi essere conscio di tutto, devi guardarlo tutto, perché tutto ha bisogno di espressione, perché se tu fai così, che guardi tutto, butti fuori tutto, esprimi tutto, lo tiri fuori, anzi, e lo tiri fuori possibilmente trasformandolo in un bel oggetto, in un'opera d'arte, come io ho fatto col Someone to Love, per esempio. Se fai così, in realtà fai quella cosa lì di pelare gli strati della cipolla per arrivare al tuo centro energetico, questo fuoco interiore inestinguibile, per arrivare a questo core, a questo centro energetico. Che cosa fa questo centro energetico? In realtà ti fa trovare il tuo posto nel mondo, ti fa scoprire qual è la tua missione, ok? Ti fa veramente entrare a contatto con quello che tu sei, perché tu sei perfetto o perfetta, con tutta la tua merda, che questa merda poi, alla fine, è quello che ci fa essere noi stessi, no? E quindi, negandola, pensando che noi non andiamo bene per qualche ragione, no, tutta questa merda va espressa, trasformata, perché ci conduce a questa nostra missione, a quello che noi dobbiamo essere nel mondo, e perché se noi riusciamo a essere unici, irrepetibili, con il nostro fuoco interiore inestinguibile, in realtà noi veramente potremo fare qualcosa per gli altri, veramente potremo fare qualcosa per il pianeta, veramente potremo fare qualcosa per costruire questo mondo, questo nuovo mondo che vogliamo tutti, un mondo che sia assolutamente molto più focalizzato sulle emozioni e sulle necessità autentiche degli esseri umani, non le necessità finte che il mercato ci vuole propinare, no, le necessità autentiche, vere. E guardatevi gli elenchi di necessità e emozioni della comunicazione non violenta, sono su internet, guardatevele, quelle sono le necessità autentiche. Se noi seguiamo queste necessità, prima di tutto cercheremo di soddisfare queste nostre necessità, e poi dopo saremo molto più empatici per capire e rispettare le necessità degli altri. E allora non avremo bisogno di ricercare il potere, perché il potere è una copertura, non è una necessità autentica e vera. Il potere è un sostituto di altre necessità. Per cui guardatevi queste necessità, le vostre innanzitutto, poi quelle degli altri e poi anche quelle del pianeta, del mondo. E così, solo così potremo costruire un mondo diverso, veramente.